È il weekend più bello perché si assegnano i trofei e al contempo è quello più triste perché chiude un'altra grande annata. Benvenuti dal Cremona Circuit per il quinto ed ultimo appuntamento del MES. I piloti sono carichi, l'adrenalina è a mille, ma adesso è giunta l'ora della resa dei conti e noi non possiamo e non abbiamo voglia di aspettare. Questo è l'ultimo ballo, The Last Dance. Fateci divertire! Siamo nei box con Alessandro Usai. La sua ultima gara risale al 2018, giusto Alessandro? Giusto, con le mini GP nel CIV, il campionato italiano mini GP con una RMU e tra l'altro era bagnata e in qualifica mi sono steso. Prima volta sul bagnato mi sono steso subito, Quindi è anche difficile dimenticarla, diciamo, come... È molto difficile dimenticare, tra l'altro sono andato all'ospedale, sono andato quello stesso giorno perché mi ero fatto male, poi alla fine non avevo nulla, però diciamo che da là in poi mi sono fermato con le moto e poi sono ritornato due anni fa più o meno e oggi sono qua con questa bella bestia e vediamo cosa si riesce a fare domani. Speriamo bene, speriamo. Beh, è evidente che ha tanta tanta voglia di correre, c'è una cosa però, domani c'è un'altra probabilità che possa piovere. Esatto, infatti noi corriamo anche se piove, cioè se piove si mettono le gomme rain e si corre lo stesso, quello non è un problema, bisognerà riabituarsi perché comunque non ho mai guidato una moto del genere sul bagnato e l'ultima volta che ho fatto con una moto sul bagnato sono caduto, quindi... Diciamo che sarà una. Bisognerà riprendere confidenza, però comunque si fa. Non si sta nei box, si gira lo stesso, si gira anche col bagnato. Bene, la farai nel migliore dei modi, ti aspettiamo il parco chiuso a fine gara. Grazie. Grazie a voi. Siamo nei box con Ivano Magnano, l'amico Ivano Magnano, che ci ha dato tanta preoccupazione, ci ha fatto soffrire tanto la scorsa volta e adesso cogliamo l'occasione per farci spiegare realmente cosa è successo. Ciao a tutti, che l'altra volta non è andata così bene perché era gara doppia e ahimè alla terza curva ho fatto un outside, sono volato in aria e è finita la gara. Non mi sono accorto di nulla perché mi sono risvegliato all'ospedale. È andata così. Ero lì, non sapevo com'è. Poi ho detto devo andare a fare questa gara perché mi devo riprendere. Mi devo entrare di nuovo nell'ottica gara. Adesso ci provo di nuovo. Noi lo ammiriamo tanto perché ha questa tenacia di voler continuare e di far fronte a quelle che sono state un po' le difficoltà chiaramente dell'ultima volta, però lo saprai fare nel modo giusto. Sì, adesso mi trovo bene, questa mattina ho provato con gomme nuove, sono andato benissimo, ho fatto il mio best e allora adesso per la qualifica vedo di dare il massimo e fare del meglio. Comunque. Ragazzi, è carico questa volta, ci vediamo al parco chiuso. Ciao ragazzi, grazie a tutti, grazie al mio team che è fantastico. Grazie. Ultima gara di campionato, siamo nei box con Manuel Mozzacchiodi, assente a Cervesina. Come hai intenzione di affrontare quest'ultima gara di campionato che probabilmente sarà una gara sul bagnato? Allora, intanto speriamo che sia asciutta la gara, prima di tutto. Sul bagnato non vado male ma non mi diverto, quindi nel caso dovesse essere una gara bagnata non penso partirò. Non tanto per un discorso di competitività, ma proprio ho difficoltà a divertirmi. Quindi vediamo domani. Per quanto riguarda Cervesina, ho saltato la gara perché era un matrimonio di un caro amico, che saluto. Ciao Rosario, ciao Vane. E quindi non potevo mancare. E anche se il campionato quest'anno ormai è già deciso perché ero terzo, però ora sono a metà classifica, quindi non mi gioco niente. Spero di fare una bella gara e speriamo nel sole, appunto. Dati un voto per quello che hai fatto fino adesso? 6 e mezzo.
potevo sicuramente fare molto meglio nella gara di Varano, nella seconda gara di Varano. Ho avuto un po' di sfortuna, un mix di cose che non mi ha consentito di, secondo me, di ottenere il risultato sperato. Sono andato molto forte già in tutto il weekend di Varano, poi niente, non ho concretizzato, diciamo. Qua non vado male, però so che ci sono tanti che vanno molto più forte di me, quindi cercherò di migliorare un pochino in queste qualifiche e di partire bene e fare la mia gara. Speriamo vada tutto bene. Poi sono qua anche con un amico che è la sua prima gara, Andrea Catino, che sono riuscito a coinvolgerlo in questa avventura e dai, speriamo, in bocca al lupo a tutti e due allora. Grande Manuel, a presto. Grazie. Nei box con Massimiliano Palladino, che troviamo abbastanza concentrato, vogliamo chiederti gli obiettivi di oggi e la seconda domanda te la faccio già subito a raffica: che voto ti dai per le gare che hai fatto finora? Allora, partendo dal voto, voto 6 più, perché le prime gare sono andate più o meno e adesso va bene, oggi bisognerebbe vincere, ma con Maestri sarà durissima e speriamo nella fortuna e via. Era quello che volevo sentirti dire, anche perché è lui stesso che teme te, tra tutti e due sarà una bella lotta. Ma non credo, lui lo è più forte, sì sì, sarà tenerlo dietro sarà ben dura, quindi boh, vediamo. Quanta umiltà ragazzi, una roba impressionante. Grazie Massimiliano, ti vediamo al parco chiuso. Va bene, grazie, ciao, 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 ciao. Ultima gara di campionato, siamo con Massimo Bocelli. Stavo facendo due chiacchiere prima con lui, gli stavo chiedendo se è soddisfatto delle gare fatte finora, ma non mi sembra tanto tanto soddisfatto, giusto Massimo? Sì, quest'anno non è andata come si poteva pensare. Soprattutto ho perso un po' le ultime due gare di Cervesina, che non le ho fatte così bene, e lì ho perso il treno, diciamo. Adesso siamo quarti in classifica, e però appunto ripeto, i primi tre sono già troppo avanti, per cui cercheremo di fare una bella gara comunque e di fare un podio, vediamo, speriamo. Ok, comunque lui pensa sia un risultato non troppo soddisfacente. Ti faccio una domanda: se domani dovesse piovere? Ah, con l'acqua io non vado d'accordo, non perché non faccia delle belle gare, è successo che ho fatto delle belle gare sull'acqua, ma non è quello che vorrei, vediamo. Vedremo, ci vediamo al parco chiuso domani, grazie. Bene, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Siamo con Walter Bartolini, grandissimi risultati in questa stagione, c'è stato il problema di Cervesina, giusto Walter? Sì, perché a Varano aveva rotto il motore, le teste che si erano crepate, dopo, siccome questa qui è la moto fatta pezzo per pezzo da loro, dal GPM, e la fabbrica dove doveva costruire le teste non è riuscita a fare in tempo, così Cervesina, poi hanno fatto anche due gare, non una, ora di lì abbiamo perso dei punti che da primi sono andati quarti e adesso qui ormai il campionato è andato, però adesso siamo qui che vediamo un po' come andiamo qui. Voglio farti questa bella domandina: dovesse piovere? Se piove vediamo, perché noi non abbiamo proprio l'elettronica come hanno la Superbike, allora facciamo un po' più fatica. Poi qua adesso facciamo anche l'altra gara, la BDP, che insomma ce l'hanno chiesto, allora abbiamo fatto anche quella, facciamo, e allora adesso vediamo un po'. Bene, oggi fatica moltiplicata per due per Walter, ci vediamo al parco chiuso. Ok, grazie a tutti, ciao. Tutto pronto, griglia di partenza per quanto riguarda la 1000 Open Stock con la pole position di Ivan Goy, 1.33.623, al suo fianco Fabio Starnone, due wild card, 1.33.951, il primo di coloro i quali si giocano la vittoria finale, Andrea Maestri, 1.34.257, la seconda fila si apre con Echeli, 1.34.444, al suo fianco Walter Bartolini, 1.34.894, attenzione perché Bartolini è praticamente fuori dalla corsa, ma può recitare un ruolo assolutamente importante, chi è all'interno della corsa ed è pronto a vincere evidentemente il campionato è Max Palladino, che chiude in 1.35.152, il primo a salire sul 35, molto vicino a Bartolini, non così lontano dai Kelly e Maestri, pronto a battagliare insieme in terza fila ad Alessandro Usai, 1.35.530 per Usai, carina numero 73, non c'è tutta questa differenza rispetto a Palladino e sarà sicuramente pronto anche lui ad insidiare
Gli altri piloti per una posizione di rilievo: Altieri al suo fianco 1.35.673 e poi Christian Brugnone con la numero 69 1.35.744, un po' in difficoltà in questa sessione di qualifiche, deve cercare di trovare uno spunto importante per provare anche lui a vincere il campionato al pari di Palladino e Maestri. Partono tutti e tre sulla stessa fila, terzo, sesto e nono. Quarta fila che si apre con Max Boccelli, 1.36.021, un tempone per Boccelli che non è così lontano da tutti gli altri, ma che anche in questo caso, anche lui, reciterà un ruolo da protagonista all'interno della gara? Sicuramente sì. Chi al suo fianco si trova e anche lui può recitare un ruolo importante è Gabriele Perri, con la numero 41. Perri fa 1.36.669 in qualifica, anche se probabilmente c'è sospetto che ne abbia molto di più per la gara. E allora occhio anche al numero 41, anche lui non è una wild card, anche lui può recitare ruolo fondamentale per la vittoria finale. Quinzanini a chiudere la quarta fila, quinta fila che si apre con Manuel Mozzacchiodi, 1.37.854, non ha trovato un grande grip, una grande performance su questo circuito, ma deve per forza di cose anche lui provare a recitare una parte, non una comparsata, una parte interessante all'interno di questa gara. La proverà a trovare anche William Venezia, 1.36.895, Crosetti a chiudere la quinta fila, 1.36.983, sesta fila che si apre con Cornia, 1.37.555, Bernoni, 1.38.704, Colombo, 39.540, a chiudere Magnano, 1.39.919, Ivano Magnano con la sua numero 75, probabilmente giocherà e sfiderà Colombo, Bernoni e Cornia per non rimanere ultimo. E poi abbiamo un ultimo che è Luca Malfatto, che è sempre stato autore di buone, buonissime performance. Quest'oggi si trova in ultima posizione con un 4.54.952 che evidentemente non fa fede, non ha avuto il modo di provare di tarare la sua moto. Via tutti quanti ad assistere allo spettacolo della Mille Open. Tutto pronto per la partenza della 1000 Open Stock con il Pullman Ivan Goi, 33-6, Starnone Maestri in prima fila. Attenzione, perché in questa classe ci si gioca davvero, 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 davvero tutto. E in bolla non ci sono pochi piloti, ma sono tantissimi che si giocavano tutte le chance residue per poter vincere il campionato, da Brugnone a Palladino a Maestri, la bandiera verde che sventola alle spalle. Stanno per partire, è iniziata la gara, qui al mio fianco Super Andrew Andrea Tomio. Ciao Gianluca. Ti è piaciuta questa presentazione inglese? Bella, bella. Caro bella. Il mio Tomio, ma che è Ivan Goi quello? Partenza straordinaria, mentre qui abbiamo Brugnone che si trova in una posizione, Andrea Tomio, importantissima. Occhio, perché in questa gara potrebbe succedere tutto il contrario di tutto. Ci sono quattro piloti che si giocano la vittoria finale. Dobbiamo stare attenti, sarà molto difficile fare i calcoli, quindi probabilmente arriveremo a fare i calcoli alla fine gara. Certo. Sì, perché ricordiamo invece che nella 300 e nella 600 era già tutto fatto. Era già praticamente tutto apparecchiato per quanto riguarda i vari piloti, tutte quante le situazioni contestualizzanti dei vari piloti che li riguardavano. Dentro sorpasso. Subito da parte di Brugnone. E qui, Andre, dobbiamo stare molto attenti, perché qualsiasi sorpasso ha una sua dinamica ed è fondamentale. Goi ha avuto una partenza a cannonicchio. L'ho visto che è partito ed è scappato. Gara al meglio dei 13 giri. Sì, nel frattempo le immagini vanno su, e vengono su lo stacco da questo punto di vista. E andiamo dietro un po' nel retrovia da Gabriele Perri, ad esempio, che si trova in undicesima posizione. Però, partita, però guarda, mi sembra che ha avuto una grandissima partenza. Ora Brugnone scavalca il pilota di Fontasè, mi sembra che davanti abbia Max Palladino. Occhio però, perché non ci sta, gli chiude la porta ma va largo. Brugnone interno, entra e guadagna una posizione. Qui purtroppo, Andre, col fatto che ci sono tanti piloti diventa veramente drammatico riuscire a capire tutti gli incastri. Goi, Maestri, Stamone, Perri, che ha avuto una partenza clamorosa, e Echelli, Altieri, Boccelli, Palladino, Brugnone, Bartolini, Quinzanini, Venezia, Comia, Malfatto e poi tutti quanti i piloti. Che gara che ci aspetta, Andre? Una gara bellissima, lunga, sono 13 giri. Sono 13 giri e può succedere tutto il contrario di tutto, anche perché abbiamo visto già diversi sorpassi. Vedi Palladino, Brugnone, Bartolini, che sono quelli che si giocano poi il mondiale, la classifica finale. E qui qualsiasi cosa succeda può essere importante. Direi di Maestri scavalcato da Stamone.
si trova in questo momento terzo. Occhio anche qui, Andre, perché ci sono due wild card, ad esempio Goy e Stamone. Appunto, esatto, una Stamone è un'altra wild card, quindi evidentemente Bocelli non bisogna che richiude la porta su Palladino. Quindi evidentemente, essendo due wild card in questo momento, chiudendosi così, si trova Maestri davanti a tutti. Sì. Quindi il primo lo fa Maestri, che dovrebbe sperare nelle posizioni dietro tra Brugnone e Palladino, perché anche Maestri è in lotta per la vittoria finale. Eh già. Infatti è tutto da vedere, dai, vediamo. Sono appena trascorsi due giri, quindi... Sì, esatto, stiamo ancora vedendo come sta per essere ultimato il secondo giro, mentre andiamo un po' con i piloti un po' di mezzo. Stiamo vedendo un po' una lotta, quello era Magnano, Ivano Magnano, con alle spalle Colombo, stanno gareggiando per... Le ultime piazze sono importanti comunque per poter tenere alto e vivo il pensiero che comunque ci sia una lotta. Maestri sta iniziando ad essere staccato da Goglio e Stamone. Occhio, Brugnone scavalcato da Palladino. Eh già. Palladino ha fatto Io fatico lui. A leggere ancora la gara però, Andre. Cioè Maestri è partito a fionda, è stato scavalcato da Goy ed è stato scavalcato da Stamone. Perry si trova quinto, ha fatto una partenza clamorosa, partiva dalla undicesima piazza. A questo punto Oka ha trovato un'ottima performance in gara e forse in gara è pronto a dare tutto per tutto, o ha avuto una bruttissima qualifica e non era quella la sua posizione di qualifica, partendo dall'undicesima. Maestri di quando rimane lì è a oro colato, perché fa 25 in classifica generale. Vabbè, ovviamente sì. È sempre nello stesso punto, però poi... Rischiata la collisione, era Perry? No, allora, davanti... No, siamo molto dietro qua, non davanti. È Perry. No, davanti è Bocelli. È Bocelli. È la forza in faccia. E allora era Palladino dietro, perché è lui che ha lo slow motion, perdonami, gli onboard per quanto riguarda la sua gara. Brugnone... Infatti vedi davanti Palladino che sta inquadrando Bocelli. Esatto, si trova in questo sandwich Palladino tra Bocelli e Brugnone. Brugnone ha bisogno di punti, Palladino ha bisogno di punti. La situazione qui di partenza, forse qua riesce a infilarlo. Forse no, stringe no. Fortissimo. E Brugnone è abituato a tutt'altre gare, è sempre stato abituato a fare gare in testa solitarie. Occhio ai Kelly, Andre, perché ha preso Maestri e forse qua già lo infila. No. Interno non no. Ce la fa, però era vicino. Qua, vedi, Maestri ha avuto un grande spunto, ma non ne ha forse per stare con quelli davanti. Eh sì. È vicino, sono davvero tutti vicini. E nel caso che Echeli se lo passasse Maestri, cosa cambia in campionato? Nulla. Esatto. Quindi... Però bisogna stare attenti, Andre, dobbiamo investigare su questo, perché forse Maestri ha avuto una falsa partenza. Sì. Quindi sarebbe un più 20 secondi. Oh. Questa cosa l'andremo a scoprire a fondo a fine gara, dove dovremo metterci a fare calcoli alla mano. Palladino su Bocelli, quello è Bocelli, giusto, Andrea? Sì, mi aiuti? Sì. Non lo riesce a cavalcare, lo appaia ma non lo riesce a cavalcare. Adesso qua sembra che si metta di fianco, ma Bocelli gli chiude la porta. Vediamo se gliela chiude qua, forse no, eh. No, qua forse questa no. Volta non ce la fa. Uccello del malaugurio che sembra per Bocelli. No, scherzo. Gliela chiusa per tre volte. L'ha sempre chiusa. Occhio proprio, perché se escono appaiati poi c'è il rettilineo e potrebbe ripagare da questo punto di vista Palladino. Adesso l'immagine ha staccato. È andata su Bartolini. Questa cosa che mi ho detto della falsa partenza. Adesso investigheremo, lo sapremo evidentemente a fine gara, ma dovrebbe esserci stata falsa partenza da parte di Maestri, che a questo punto ha praticamente pregiudicato le possibilità di vincere il campionato. Se così fosse, sì. Se la vanno a giocare Brugnone e Palladino, lo sai, vero? Mamma mia. Eh sì, perché... È al cardiopalma, anche se vinci, diciamo, ti danno 20 secondi, è un disastro. È al cardiopalma. Allora, ti dico una cosa. Io adesso devo prendere per capire chi non è wild card. Intanto, tu fammi un attimo... dammi una mano e mi fai la prima voce. Sì. Perry, in questo momento, Perry farebbe 25. Esatto. Perché Maestri hai 20 secondi di penalità. Bocelli, no, Palladino sarebbe secondo. E in questo momento Palladino dovrebbe vincere. Brugnone, terzo 16, arriverebbero appaiati. In questo momento sarebbero appaiati. E lì cosa fai? Bim bum bam? Che chiamo Bruno Sandrini direttamente, l'organizzazione, e capiamo probabilmente, però magari si va a vedere chi ha vinto più gare.
che ha fatto più 25. Sì, vai dopo magari c'è anche se vanno a vedere le pole position, piuttosto che altre. Forse cose. Brugnone sarebbe avvantaggiato da questo punto di vista, perché Brugnone una gara l'ha vinta a Cremona, ha fatto un 25, ma non è in questo. Vediamo, però, vediamo. Diciamo che adesso siamo a un terzo di gara. Facciamo che bisogna intanto vedere se quello che dici di Maestri, è vero. Se Perry arriva a quinto e mantiene la quinta posizione, ha un senso. Se Perry non mantiene la posizione, cambia tutto. Certo, certo. Chiaro che a questo punto Maestri potrebbe anche aver saputo della falsa partenza. Ma che perché sai che lì quando ci sono le false partenze poi arriva, i reclami arrivano subito. No, no, perché beh sì, non penso che te lo dicano dai a fine gara, è brutto così, cioè in teoria dovresti già saperlo. Secondo me sì, anche perché hai modo, sempre che tu ci riesca, che in cuor tuo, Andre, in cuor tuo sai che sei partito prima perché te ne accorgi. No, questa è una percezione che ti chiedo a questo punto al pilota mentre vediamo che ma guarda che si cioè allora non certo è così semplice, io non l'ho vista questa partenza anticipata, però qualcuno dico, è partito a fionda, hai visto che era Maestri davanti. Sì, sì, no, però ti dico se parti, non so, un secondo prima te ne accorgi, ma se parti è impercettibile anche per te, non lo so. Fatto sta che sì, se lo sai allora o tiri di più per cercare di colmare quel gap di 30, di 20 sembra, secondi, ma mi sembra praticamente oppure magari non ti prendi manco dei rischi per niente, se sai già che capito anche esatto, quello cioè, mi sembra veramente quasi praticamente impossibile questo punto di vista. Certo, certo. E bisogna vedere, bisogna aspettare un attimino, purtroppo ancora non si sa niente. Aspettiamo perché potrebbe essere veramente una gara al cardiopalma, che è quello che ci stiamo e che stiamo vedendo anche in base a quello che sta succedendo. Ti comunico e ti confermo a questo punto ufficiale la falsa partenza di Maestri. Ah. Più 20 secondi. Ai, qua si fa dura allora. Si fa dura. Partenza anticipata, evidentemente. Vedremo tutto. Capiremo alla fine della gara quello che sarà. Chiaramente Andre, qui la falsa partenza è punita, c'è un regolamento, sì. Non ci si può fare nulla. Purtroppo Maestri, certo. Probabilmente la foga nel voler partire, nel voler provare a dare la stoccata, però a questo punto lo psicodramma vero qual è? È che bisognerà fare poi calcoli rispetto a quanto arriverà Maestri, perché Maestri può essere l'ago della bilancia nella lotta a questo punto tra Palladino e Brugnone. Già. È un incastro clamoroso. Complimenti a ragazzi voi della 1000 Open Stock che ci avete regalato questo pomeriggio infernale da dover commentare. Anche perché diventa difficile. Perry sta facendo una. Ai, Maestri ha scavalcato Perry? No, Altieri ha scavalcato Maestri e Perry. Sì. Sta cambiando la gara. Noi con questo. Con questa situazione ci siamo andati un po' a perdere, però a questo punto Andre facciamo così, rimaniamo concentrati un po' come abbiamo sempre fatto sulla gara, dopodiché andiamo a concentrarci su quello che saranno le classiche decisioni post gara, perché sennò vi ripeto ci ammattiamo e basta, esatto. Mentre non risulta più da questo punto di vista sarebbe complicato poi andare a fare dei calcoli live. Anche perché ci sono sorpassi e controsorpassi durante la gara, certo. Cioè questo Maestri fa 25, ma non è un 25, perché è 25 di Perry, fa 20 Palladino e 16 Brugnone. Oh, attenzione all'interno, eccolo lì, Bartolini che nessuno sta calcolando, ma Bartolini fa parte di questa categoria, già. Altro ago della bilancia, già. E chi l'aveva considerato Bartolini? Io no, sì. Tu? No, in questo momento no, però... In questo momento no, perché Bartolini ha fatto 1-0 nel precedente appuntamento e tutti diventano aghi della bilancia. Perry su Maestri. Se riesce a chiuderla è dentro. E l'ha chiusa, sì, Perry sì. L'ha chiusa. Sì, sì. Perry su Maestri, bello è stato. Qui insieme in combo siamo andati. Sì. Perry su Maestri, settimo giro iniziato. Mamma mia, io ho perso la voce. Ci sto capendo poco una mazza, ti dico la verità. E secondo me perché ti stai facendo già tutti i calcoli. Eh sì, per forza. Anche perché con quel sorpasso di anche perché Andre, il clamoroso è che Palladino guida quel gruppetto di quattro. Alle spalle a Bartolini, ma poi c'è Brugnone, c'è Boccelli, sono tutti e quattro in gara e se nessuno dei quattro se ne va rimane il gruppetto fino alla fine, è un casino totale, casino. Complimenti a tutti e quattro. effettivamente sì. E dai, comunque parliamo un po' del meteo che alla fine li ha salvati, perché sì, sembrava pioggia fino all'ultimo, poi dai, è uscito fuori il sole.
quindi ottimo. Siamo a metà gara, Andre, questo è malfatto con la numero 10, malfatto che è un po' in difficoltà su questo circuito, un po' come Mozzacchioli. Hanno fatto entrambi delle buone apparizioni nelle precedenti puntate, ma in questo caso poca attitudine anche col circuito, dai Andre. Questa comunque, diciamo, non è una pista così semplice. No. È una pista che sfalsa anche molto il tutto e vedo i piloti che li ho visti anche molto più usurati fisicamente chi... È un po' più veloce, ci vuole un po' più di forza, di fatica, specialmente con queste mille che vanno veramente forte, devi stare attaccato e... i giri sono tanti, perché 13 giri sopra queste moto qua devi essere preparato fisicamente. Io ho avuto modo di provare la 1000 proprio un mesetto fa a Misano, ho fatto 3-4 giri e ho detto no. Non è cosa mia. No, ci vuole davvero una preparazione atletica, non è una cosa così semplice. La 600 la gestisci, la 1000 ci va una preparazione atletica. Allora Andre, non indifferente. E che lì è passato su Altieri? Goi sta facendo una gara a parte, giro stratosferico in precedenza, adesso ha fatto 34,6, ad esempio 35,4 Starnone, non c'è veramente partita. No, direi di no, perché stando a quello che sta succedendo, no. Starnone decisamente ha tardato, in seconda posizione, Chieli terzo, quarto Altieri, quinto Perri, sesto Maestri, Bartolini su Palladino e Brugnone. Bartolini l'ha passati e arriva anche verso Maestri. Boccelli decimo, arriva anche verso Maestri che ormai ha perso qualsiasi chance. Le inquadrature indugiano anche sulla lotta per le retrovie tra Mozzacchioli, Usai, Venezia, Malfatto, ma è lì davanti che si sta gareggiando per la vittoria della classifica finale tra Open e Stock. Mamma mia Andre, mamma mia davvero, che roba. No, è che è un colpo di scena, Maestri con la penalità, poi comunque stanno arrivando sugli altri, appunto Bartolini che non l'avevamo considerato sta arrivando. Il triangolo non l'avevamo considerato. Esatto, quindi... Io dico sempre occhio anche a Boccelli, Andre, perché è sempre lì, mamma Goi. Goi ha fatto il vuoto, occhio a Starnone e Chieli, perché Chieli ha avvicinato Starnone e adesso è lì in procinto di provare di sorpassarlo. Altieri, Perri, ma era Maestri quello? Sì, mi sembra che Maestri non si sia mai staccato da Perri, sono vicini l'un con l'altro, non sono così lontani. Chissà che Perri, che Maestri non si giochi il jolly, però ripeto, con 20 secondi bisogna capire le distanze nei tempi con tutti gli altri. Però sono comunque molto vicini, Andre, non hanno una distanza da 20 secondi. Sicuramente no. Sicuramente. Cioè, tra Maestri e questo terzetto non c'è una distanza di 20 secondi. No, direi no. Mi sembra proprio a occhio. Un calcolo. Adesso puoi fare un calcolo anche, ma a occhio. No, assolutamente. Ma che 20 secondi non sono pochi. No, in questo momento Maestri si trova nel gruppetto di Malfatto, Venezia, Quinzanini, quel gruppetto. Molto lontano in questo momento. Poi è chiaro che se continua a non guadagnare come non riesce a guadagnare dagli altri, è praticamente impossibile per lui. Qua intanto Palladino ottavo, Bartolini ha messo la freccia, ma è scappato. Ma ti chiedo a questo punto una cosa, può anche essere questione di paura? Palladino sta tirando i remi in barca per paura, oppure è una questione psicologica, oppure è la moto proprio che non ne ha sul circuito? Spero paura, no, dai, perché forse intendi per il discorso del campionato, sì, no? Io ho detto anche nel muro, vedo il muretto che continua a segnalare, ma cosa segnali a uno come un Palladino o un Brugnone che si stanno giocando la vittoria? Segnali quello che... Chi è dietro e chi è davanti, ma come fai a capire, a farti calcoli ogni giro per giro quello che succede? Ah, infatti secondo me non puoi fare quei calcoli lì, quando stai correndo devi... A meno che hai proprio una roba visibile, oppure il tuo diretto avversario è out, allora mi segnalano quello tipo out col nome e allora comunque qualche... cioè sul sicuro, ma se no fai la tua gara, dai, tiri per quello che è, basta, per quello che devi fare, per i punti che devi prenderti. Decimo giro in corso, Goi, Starnone e Chieli, Altieri, Perri, Maestri, Bartolini, Palladino, Brugnone, Boccelli, queste le prime 10, Andre. Goi, gara straordinaria, stratosferica.
Esatto. E lì parliamo comunque di un'esperienza che non ha praticamente alcun pilota. Perry sta tenendo dietro Maestri in maniera anche molto importante. Infatti sì. Infatti... Bravo Gabriele Perry, bella gara per me. Facciamo una bella gara. Cioè. Avevamo visto invece nel primo appuntamento sempre qua Cremona, che era anche Perotti. Che c'era una gara meravigliosa. Esatto. Salvadori diceva con salvato con la moto quella da strada, con la ventagliera. Sì, Perotti reduce da un infortunio, era tornato, ha dato una gara pazzesca, esatto. Vinse Salvadori con un gran sorpasso all'ottavo giro, lo ricordo benissimo, e al dodicesimo confezionò la vittoria perché ci fu un doppiaggio che aiutò, Salvadori, ma in una curva gli diede quello slancio per potersi prendere quei 5 decimi per vincere la gara. Gara molto diversa in questo caso con Goi che la sta comandando e portando a termine dall'inizio. Qui qualche slow motion da parte di tutte quante le moto della Mille Open and Stock, una gara veramente che ci terrà incollati fino alla fine, Andre, per i calcoli che dobbiamo fare e soprattutto per tutto quello che sta generando da un punto di vista anche del seguito e dei lasciti da parte dei vari piloti. Stiamo vedendo qualche slow motion. Andrea, ma ti faccio una domanda: è stata veramente una categoria molto combattuta? Da che punto di vista molto combattuta? Perché non c'è stato qualcuno che ha dominato il lungo e largo? Sì, è vero. È vero. Anche perché c'è sempre molte wildcard presenti, quindi... Tante! Cioè Starnone, Kelly e Goi sono tre wildcard, ecco perché, e Altieri, ecco perché faccio il calcolo. Appunto, ricordavamo primo. Poco palla alta gara di Cremona. Salvadori Perotti. Esatto, quindi è sempre un po' altalenante. Undicesimo giro, Andrea. Il fatto che ci siano così tante wildcard, che ai fini del campionato, ricordiamo... non prendono punti. Esatto. Però mischiano un po' le carte in tavola sempre, no? Starnone ha staccato Echeli, Andre. Starnone ha staccato Echeli e sta volando verso la seconda posizione. Manuel Mozzacchioli ha staccato anche lui Cornia, Malfatto e Quinzanini, ed era qua più o meno che si issava con i 20 secondi il buon Maestri, che un conto era prima, Andre, quando si trovava in terza posizione, ora che è sesto cambia drasticamente, ha alzato molto i tempi ed è chiaro che quel più 20 pesa tantissimo. Certo, assolutamente sì. Nel frattempo Starnone, Magnano con Colombo stanno continuando a scambiarsi le posizioni. Magnano e Colombo, 18esimo e 19esimo, 11 giri, ne mancano due alla fine. Abbiamo praticamente deciso io e Andrea Tomi di non fare più i calcoli ma di aspettare, anche perché dobbiamo aspettare la comunicazione ufficiale relativa a Maestri. Io te l'ho data in via del tutto ufficiosa, ma è 99,9 miliardi 999 milioni che Maestri prende la penalità, perché ne si è certi. Certo. Però a questo punto dobbiamo anche capire cosa succede, chi vincerà, dice. Anche a quanto arriva i 20 secondi di distacco, a quanto ammontano rispetto a tutti gli altri. Eh già, fino alla fine non puoi dire nulla. Palladino, Max Palladino è uno di quelli che si sta giocando la vittoria finale, evidentemente. Maestri su Bartolini. Su Bartolini, vuol dire che Maestri è stato scavalcato da Bartolini. Mamma mia, altro colpo di scena è questo, Andre. Eh già. Altro colpo di scena. Andiamo, penalità in secondi, ho letto. Ah, l'ho letto, lì c'è. È comparso. Tanto sto anche sempre controllando che non ci sia. Che sia tutto quanto regolare da questo punto di vista. Mentre viene ultimato l'undicesimo giro, Andrea Maestri. Che. A questo eccolo, punto, Bartolini è passato. A questo punto penso che Maestri l'abbia letto. Sì. Eh sì, a questo punto sì, anche perché adesso per riferimento penso a Bartolini, non penso a qualcun altro che abbia avuto qualche infrazione o qualche penalità. Anche perché di altre penalità io non ne ho viste. Mamma mia, come sono vicini! Mamma, come sono vicini! Boccelli ha preso Brugnone. Eh sì, è proprio attaccato. E occhio, perché quello è un altro ago della bilancia. È a cotto bello a puntino, Brugnone. E in questo momento può essere veramente fortemente in difficoltà. Max Palladino avrebbe bisogno di un ulteriore stacco per esserne sicuro. Maestri, abbiamo detto che fuori dai giochi per via dei 20 secondi di penalità. Non ci sto più a capire niente. Dai, ormai è un giro. Sì, ormai manca un giro e poi ci siamo. Poi abbiamo la classifica finale. In realtà sappiamo già tutto e non vogliamo dirvelo. Scherzo, ragazzi.
stiamo vivendo con clamorosa suspense, con molto pathos questa parte finale. Brugnone in tutte le maniere sta continuando a respingere gli attacchi. Non ho capito se era Bartolini che di nuovo è retrocesso nel gruppo di Palladino. Non penso che ci fosse un doppiato, Andrea. Ho visto una sagoma, non riesco a capire. Passa intanto Goi per l'ultimo giro. Starnone e Cheli sono sempre lì. Maestri, mamma mia, ma Maestri, se quello è Bartolini, Bartolini è scappato via. Sì, sì. Gli ha dato 2 secondi almeno a Maestri. Maestri ormai è crollato, Andrea. Sì. Ha capito chiaramente di non poter vincere. Magnano, Colombo, questi se le stanno dando dall'inizio della... No, Crosetti in questo caso. Crosetti probabilmente, sì, in questo caso. Mentre siamo all'ultimo giro. A questo punto, mai come oggi, l'idea del parco chiuso è fondamentale, perché dobbiamo farci calcoli e dire e dirvi chi si è laureato campione e nella classifica della 1000 Open, e poi anche fare un giretto per quanto riguarda la questione della stock, dove lì però forse la classifica era abbastanza più semplice, con Bernoni che aveva le sue chance, che ha tuttora le sue chance per poter coltivare la vittoria finale. Ultime curve, Andre. Sì, sì, siamo arrivati curve, praticamente alla fine. Le inquadrature indugiano. Abbiamo visto prima Goi, poi Starnone, poi Echeli. Qui siamo molto più nelle retrovie. Eccoci qua con Perry, che ha fatto una gara straordinaria e che vince lui in questo caso la gara per quanto riguarda la 1000 Open. Per quanto riguarda la classifica della 1000 Open, la gara viene vinta da Goi, evidentemente, che tra poco probabilmente taglia il traguardo, mentre le telecamere stanno indugiando un po' su tutti quanti i piloti. Qui siamo dietro con Magnano, che ormai è stato staccato da Crosetti, non ne ha più Magnano neanche per rimanere in scia. Vince Ivan Goi, bandiera a scacchi, eccola qui, una doppia bandiera a scacchi. Ivan Goi, Starnone, ed eccolo lì, e Kelly passa anche lui. I primi tre sono andati. Altieri sta arrivando anche lui. Perry all'ultimo secondo con Bartolini, che ha fatto una rimonta meravigliosa, ma non gli è valsa. Eccoli lì, tutti dietro. Maestri, Palladino, Boccelli, Brugnone, sorpassato da Boccelli, Andre. Brugnone sorpassato da Boccelli. All'ultimo. Cornia, Mozzachiodi, mal fatto, Andre. Volante, linea al parco chiuso, sì, perché poi noi ci facciamo i calcoli e vi sapremo dire chi è campione. A tra poco. Che gara, Massimiliano Palladino. Il fattore Q ha servito tanto. Ma con la C o con la Q? Con la C, proprio culo, ma di quelli grossi. Niente, ho visto che Andrea ha fatto una falsa partenza, allora non ho rischiato niente, devo solo guardarmi da Brugnone e basta, ho gestito la gara e fine. Te l'ho detto stamattina che gli altri dovevano aver paura di te. Boh, è andata bene stavolta, ma è stato tutto un gran culo, non è... E viva il culo allora, grazie Massimiliano, ciao. Grazie, ciao. Cristian Brugnone. Io vado. Gara stranissima. Tipo? Tipo mi sentivo più veloce, non riuscivo a passare perché scivolava tantissimo. Ho notato che Andrea Maestri si era mosso, però all'ultimo giro Boccelli in fondo al rettilineo, vedo bandiera, un Ducati nella ghiaia, mollo, mi passa Boccelli, dico eh no, anche questa gli faccio, non può essere, cioè se ci sono delle regole non può essere giusto tutto questo. Mi dispiace non aver passato subito Palladino ed essermene andato perché ero più veloce, ma... Ma quello lì è una bella bestia. È una bella bestia, io non avevo trazione, ho completamente dal quarto o quinto giro la moto scivolava, ero veloce in inserimento, ma poi quando era il momento di dare gas per passarlo non mi permettevo. Dai, è andata bene lo stesso, dai, grandissimo, grazie, ciao. Prima gara della stagione e della vita, vado in pensione. Davvero? Allora sai cosa ti dico? Ci mancherai. Grazie, ciao ragazzi. Ivano Magnano, stanchissimo ma soddisfatto, Ivano? Sì, soddisfatto perché ho portato a termine la gara, che ultimamente non sempre mi riesce, e la guidavo bene, mi è piaciuta, forse è una delle mie ultime gare, chi lo sa. Comunque ho voluto godermela, me la sono goduta. Anche se non ero in fondo, però è andata bene così. Ti sei rifatto dalla scorsa volta, diciamo. Mi sono rifatto perché bisogna anche finire le gare, allora
non sempre si riesce neanche a finire il primo giro. Comunque va bene, mi è piaciuta la moto, mi sono trovato bene, gli ultimi giri me li sono goduti, boh, ho detto boh, adesso mi godo questi giri e poi chi lo sa. Bravo Ivano, sei un grande, grazie, ciao. Ciao, grazie a tutti, grazie al team. Grazie al team. Che gara, Gabriele Perri, che gara! Stamattina dice non lo so, vedremo Gabriele, sei un grande. Siamo partiti senza buone speranze, invece dai, stavolta ce l'abbiamo fatta. Abbiamo chiuso un campionato bene, speriamo di rimanere pronti per l'anno prossimo e far tutto il campionato così come ci aspettavamo quest'anno, che non è stato. Cercheremo di dare il nostro meglio l'anno prossimo e vincerle tutte a questo punto. Ci sono stati dei momenti in cui c'è stato qualche problema, ma cazzo, sei venuto su alla grande davvero. Sì, questa gara si è riusciti a rimontare bene, siamo partiti undicesimi, eravamo già secondi alla prima curva, è stata una bellissima gara, tante belle staccate, sorpassi, ci siamo divertiti molto. Ragazzi, questo qui va forte, eh? Questo qui va forte. Eh? Ci proviamo. Grazie Gabriele, ciao. A presto, ciao. Andrea Tomio, ne sono venuto a capo. Sono stato tre quarti d'ora a fare i calcoli. Tu non sai chi ha vinto, non ci credi. Dimmelo. Classifica ha vinto Brugnone. Olà. Sì, è arrivato decimo Brugnone, ma devo spiegarvi. Allora, confermati i 20 secondi a maestri e fin lì ci siamo. Una volta commissionati questi 20 secondi a maestri, avrebbe vinto Palladino con Brugnone che è stato infilato da Boccelli all'ultimo passaggio. Anche settimo e nono, perché a quel punto scavalcando maestri è arrivato quindicesimo, sono stati scavalcati tutti e due. C'è un piccolo problema: noi non è stata raffigurata una bandiera gialla. C'è stata una bandiera gialla e Palladino, praticamente sorpasso di Boccelli su Brugnone, è avvenuto con una bandiera gialla. Bandiera gialla vuol dire che Brugnone, certo. Non è stato quindi scavalcato, quindi non viene commissionato. Il sorpasso di Boccelli all'ultima curva, Brugnone riconquista l'ottava posizione da campione del 2021. Io penso che è un thriller, è una storia. Io penso che è meglio che me ne vado a dormire, perché ragazzi mi avete fatto ammattire. Sì. È stato un finale thriller di stagione, Andre. Complimenti a Brugnone campione. Sì, e non se l'aspettava neanche lui, secondo me. Peccato per Maestri, che sarebbe stato lui probabilmente il campione. Sì. Peccato per Palladino, che per via di questo sorpasso da parte di Boccelli con bandiera gialla non si laurea campione. È stato un gran finale di stagione, io ti ringrazio Andrea Tomio. Grazie a te Gianluca. Grazie a voi tutti, è stato uno spettacolo. All'anno prossimo. Ciao.